Uno ha solo 16 anni, l'altro 21, entrambi senegalesi. Sono stati fermati dalla polizia perché ritenuti gli scafisti dello sbarco avvenuto ieri alle 15.30 a Pozzallo. Secondo i testimoni, sono loro che hanno condotto l'imbarcazione partita dalle coste libiche. I due sono accusati, in concorso con altre persone presenti in Libia, dell'ingresso clandestino nel territorio nazionale di 62 migranti, con l'aggravante prevista dalla normativa specifica di aver procurato l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di più di 5 persone e di aver esposto migranti a pericolo per la loro vita e incolumità e per averle sottoposte a trattamento inumano e degradante. L'imbarcazione si trovava in acque SAR maltesi e navigava verso l'Italia quando, per una avaria ad uno dei tubolari del natante che si era flosciato, imbarcava acqua, costringendo così i due scafisti a chiedere i soccorsi. Tutti sono stati aiutati dal personale del rimorchiatore Asso 25, che era il più vicino rispetto al punto di mare segnalato. Dopo aver fatto salire a bordo i 62 migranti, tra cui due donne provenienti dal Senegal, Sudan, Costa d'Avorio, Nigeria e Gambia, il mercantile ha fatto rotta verso il porto di Pozzallo. I migranti sono stati ospitati nell'hotspot, quindi visitati e identificati. Due sono stati ricoverati in ospedale per patologie non gravi. I migranti hanno dichiarato di essere partiti dalle coste libiche e di aver pagato in media 1.500 euro ciascuno. Gli scafisti non hanno dato loro da mangiare né acqua durante la traversata durata oltre 60 ore. Solo un pezzo di pane e formaggio prima della partenza. La loro permanenza nella Connection House libica è durata molti mesi. Agli organizzatori, secondo quanto affermato dai testimoni, sono andati 90.000 euro. Dopo gli accertamenti sull'identità, l'indagato 21enne è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il minore è stato portato nel centro di prima accoglienza di Catania a disposizione della procura del tribunale per i minori. Quello di ieri è il primo sbarco del 2019 a Pozzallo. Lo scorso anno le persone sottoposte a fermo sono state 38 su circa 3.800 migranti giunti clandestinamente a Pozzallo. E due soggetti sono stati ricoverati in ospedale per delle patologie non importanti. Dai primi controlli dei sanitari dell'hotspot non si rilevano delle patologie particolari. E certo, con il bel tempo dobbiamo aspettarci altri arrivi. In questo momento al centro di questo vortice si trova Lampedusa, che è l'isola che ha pochi chilometri delle coste africane, però col tempo penso che i portesi siciliani avranno anche loro problemi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché questo è un flusso che certamente difficilmente può essere arrestato. La prima volta, quindi ieri, una nave commerciale italiana sbarca nelle coste siciliane degli immigrati. Non accadeva, non era mai accaduto da quando è stato nominato ed eletto il ministro degli interni Salvini. Qualche mese fa ho sollevato il problema di una certa tipologia di immigrazione tunisina che mi preoccupava, però ecco, questi sono i classici immigrati che scappano dal loro paese o per fame o per guerra, quindi sono i classici immigrati che dopo mesi e mesi riescono a raggiungere le coste siciliane, e quindi vuol dire lo Stato italiano e l'Europa.